intervistato la mamma molti anni fa, che si chiamava Maria Lira di Vignui, è venuta anche qui a cantare al museo più volte perché aveva una voce straordinaria e soprattutto aveva un patrimonio di canti tradizionali incredibile. Quindi noi qui al museo abbiamo le registrazioni della sua mamma che è venuta qui col gruppo di donne di Vignui. La Maria Lira, che è anche guida del parco, è è una piccola imprenditrice agricola e ci racconterà un po' la sua esperienza. Allora, beh, intanto buonasera a tutti. Naturalmente, beh, intanto piacere. Grazie per questa sera. A tu bisogno? Vado avanti con questa parte. Okay. Allora, come iniziare questa splendida serata? Beh, ringrazio Diana, Rita, Daniela soprattutto, anche per l'ospitalità. Intanto sono emozionatissima. Io al museo sono sempre venuta per imparare, no? E anche questa sera imparerò tantissimo, imparo. Anche solo parlando con voi imparo, perché per me è importante, già questa serata è importante. Perché? Eh beh, prima di tutto perché essere da questa parte non è una cosa così facile, no? Nel senso che sembra, quando si è seduti di là, no? È bello ascoltare, vedere, poi applicare quello che si è ascoltato, visto, vissuto magari quando si era più piccolini, diventa veramente difficile, no? È difficile ulteriormente essere di qua. Essere poi una piccola imprenditrice agricola in provincia di Belluno è ancora più difficile, perché effettivamente insomma, sì, il territorio ci dà quello che ci dà. Allora io questa sera per non poi vi avverto già subito che a un certo punto quando sono entrata bene nel particolare vi parlo in dialetto perché mi viene proprio più spontaneo, no? Però insomma dai, cercherò di parlare sempre italiano. Volevo anche aggiungere questo, che insomma essere qua anche con Daniela da quest'altra parte del tavolo è veramente... Sì, un onore, un piacere, insomma, dai, perché insomma, grazie. Allora, perché inizio così raccontando un po', l'invito è venuto per dire... Mirta Vieni presenta la tua attività, no? Oppure la tua idea di impresa. Allora vado al museo, cosa porto? Beh, porto quello che è stato nel tempo la mia azienda, la mia piccola azienda agricola, no? La prima immagine, perché ho portato le sementi, è vero, qua c'è una bella scatola di sementi, poi ci sono tante carte, no? Burocrazia infinita, carte all'infinito, comunque fanno parte di questa azienda agricola perché occorre veramente essere sempre insomma, al tempo e poi anche se si crede in un progetto bisogna seguire questo progetto in una maniera effettiva che poi si possa riversare sul nostro territorio e quindi qual era lo scopo di tutto? Arrivare qua. Lo scopo di tutto è arrivare qua e raccontarvi a voi. La prima immagine è proprio è simbolica per me, perché prima di tutto, no, cos'ero e cosa sono? Cioè, effettivamente, alla fine della fiera bisogna portare i scarponi, insomma. Cioè, è inutile, non ci sono mezzi termini, no? Quindi questa qua è un po' provocatoria, nel senso che è proprio questo, cioè noi donne e noi donne comunque, no? Allora, andiamo avanti, se ho ben capito, perché la tecnologia non è forte. Allora, azienda agricola Rosa Maria di Mirta Lira, e qua è tutta la storia un po' della mia azienda agricola. Allora, Rosa Maria,
Rosa Maria effettivamente Rosa l'era me nonna, la Maria l'era me mamma, no? Perché all'inizio, no? Perché c'è la tua azienda così, che no, dare il nome inglese, dare il nome non si sa che, no? No, la facciamo come me nonna e me mamma, cioè veramente, perché? Perché comunque la coltivazione fagiolo, vabbè, dopo di Lamona, vabbè, mi coltivo qua. Però la coltivazione del fagiolo effettivamente a casa nostra me l'ho sempre vista fare da chi? Da queste donne, beh vabbè da me nonna meno, però da me mamma e quindi da me zia, comunque l'era la donna protagonista, la microeconomia al femminile. E quindi quando è nata questa azienda è nata in questa maniera qua, cioè io volevo costruire qualcosa a casa mia con la terra che se l'era guadagnata mio nonno in America a fare il minatore, perché abbandonare tutto? Cioè perché comunque premette che comunque ho un diploma completamente diverso dall'agricoltura, cioè proprio anche tutt'altro settore. E comunque cioè per me che era questo legame fortissimo con il mio territorio, con la terra, proprio con la terra. E per valorizzarla ovviamente non ho pensato a magari un cereale diverso, oppure comunque al mais, alla patata, ho pensato al fagiolo. Al fagiolo perché? Perché effettivamente questo fagiolo è tutelato, ha un'indicazione geografica protetta, si coltiva qua. Allora, beh, non lo so cosa vedete bene, comunque in che maniera? Beh, per me è stata una lotta iniziale, una lotta proprio di cultura, nel senso che inizialmente, cioè, come fare? Tutti mi davano le indicazioni sul piantare dei fasoi, i fasoi li seminare in una maniera, se piantare poi alla testa dell'inizio del campo, beh dopo la ratura ovviamente, si piantava i pali, i tutori, cioè le scarate che in genere era de pez o de noseler, cioè proprio una roba veramente rustica e anche abbastanza pesante per me. Allora ho trovato un'altra maniera diversa, poi se doveva dare terra al fagiolo, perché l'erba comunque le dominante, cioè proprio qua è una cosa, allora ho scelto delle maniere diverse, anche perché effettivamente per me è comunque laborioso il discorso. Allora quello che vedete sulla piana è il primo telo, i teli pacciamatori e i me serve effettivamente per tenere giù l'erba proprio. E il telo in seguito va bucato, questo è un sistema di impianto proprio per la coltivazione del fagiolo. Bucato, ho fatto delle postarelle a un metro, perché il fagiolo comunque, se non è impiante, per noi che guardiamo tutta questa tecnologia, il fagiolo comunque deve aver bisogno di sole, aria, luce, no? E se è troppo fisso succede che praticamente non ha la possibilità di ricevere tutto quello che occorre. E conseguentemente, cioè, riuscì a vedere che ne queste gli eteli da 5 metri di larghezza per 100 metri, qua sono stati tagliati perché per me è troppo difficoltoso tutte le volte in autunno ritirare sui teli da 100 metri, diventa veramente pesanti. Per me, insomma, ho cercato di accelerare nel lavoro e anche di lavorare un po' meno, insomma, perché. E conseguentemente i dettagliati e vedere queste postarelle sui 100 metri viene fuori sui 600 postarelle a metro, a telo facciamatore. Andiamo avanti e dopo i buchetti, vabbè qua già vedevo un impianto, cioè più o meno come che all'inizio mi sono un po' ecco. Anticipare la foto del primo e conseguente, insomma, praticamente c'è la posa dei tutori. I tutori sono tutti in bambù. Anche me qua mi arriva praticamente, era arrivato un camion
a suo tempo, quando ho iniziato, non c'erano le possibilità che ci sono oggi. Praticamente io ho iniziato nel 2005, il 2005 prevedeva che la produzione orticole, cioè del fagiolo, doveva avere un sesto impianto almeno di un ettaro per entrare nella, proprio per essere, per diventare nell'arco di 3 anni agricoltore a titolo principale. Un ettaro significa 10.000 tutori e mi, boom, 10.000 tutori. Camion, giù. Naturalmente non avevo ancora i teli, quindi erba a manetta, e quindi è stato un disastro. Insomma, il primo anno è stato veramente un disastro, nel senso che per la raccolta, ovviamente, nessuno più si ricordava come fare a tirare dei fagioli, non troveva nessuno, quindi si è passata alla tecnologia moderna. La tecnologia moderna prevedeva la rotoballa, no? Che era l'unico sistema per raccogliere i fagioli, perché mi sono trovata a ottobre con veramente una quantità sovraumana di fagioli da raccogliere, tempo niente, manodopera zero, di conseguenza presa dal panico, taglio della pianta in campo, ho tolto praticamente i tutori, fatto questi cumuli lunghi, poi quando il primo contadino di turno, che allora aveva la rotopressa, poteva venire, insomma mi ha fatto la rotoballa, portata e portata in essiccatoio, un disastro, perché l'essiccatoio ovviamente per 8 ore in un certo sistema i fagioli erano tutti blu, quindi metà della coltivazione se n'è andata, no? Non trovando poi il supporto, perché giustamente a quel tempo non mi era venuto in mente che potevo fare altre cose, così. Comunque vabbè, non abbiamo finito, cioè ho detto vabbè, mi importa, vai al primo anno. Ecco qua praticamente il fagiolo seminato, cioè insomma la nascita. Questo fagiolo qua, cioè questa foto l'ede oggi, perché ho anticipato proprio per il discorso che comunque adesso nel 2012 semine 5.000 fagioli, sì, tutori, quindi il sesto impianto l'è sui 5.000 piante, insomma, no? Di fagiolo di Lamone. Questo qua praticamente la piantina adesso, dopo tutto questo paradigma di tempo, che in realtà sono stati seminati alla fine di marzo per anticipare un po', praticamente per non ritrovarmi con la semina tutta adesso, e anche poi per anticipare la raccolta per agosto, per avere i primi baccelli. Naturalmente se osservate, insomma, altri che hanno seminato magari da poco, più o meno altri compagni, insomma, tutto là. Quindi per dire, qualche volta non vuol dire sempre che le cose, le funzioni. Ecco qua, vabbè, qua abbiamo praticamente le già abbastanza alti, ha un mesetto, e si comincia proprio ad aiutarli a salire lungo il tutore, perché sennò no, corre via. Mi capita ad esempio, perché oltre al fagiolo di Lamon coltivo anche il fagiolo Jalet, mi capita con Jalet di avere tutto fagiolo che non salia, non voleva assolutamente, l'anno scorso non voleva assolutamente salire, cioè lei parlò un po' attraverso, per fortuna che era sul telo, e così dobbiamo salire. Questo lei verso un po' prima di agosto, così, e queste le inizia mi totem, perché effettivamente ti trova queste immense capannine, perché non ve ho detto all'inizio, comunque il tutore va legato, beh, l'avevi visto prima, mi fa un legaggio a 4, sì, più o meno, insomma, questo è il risultato. Questo è un solo campo, in genere di 2 o 3 campi così. I corridoi in mezzo, giustamente, mi serve per entrare poi con il trattore. E qua, questa l'ho messa perché un anno, perché non tutti gli anni è santi, un anno qua una tromba d'aria mi ha arrabattato a mezzo campo, cioè proprio questo è uno dei problemi di questi continui cambiamenti temporali, che cioè una volta ti arriva la tempesta, ma ultimamente ho visto che mi arrivano proprio queste trombe d'aria,
Allora avevo pensato di mettere magari un campo di mais prima, cioè a monte, in maniera da evitare questa, sì, quel che succede adesso, perché in questo caso le meccasca, perché magari ho proprio ricche di fagioli, ricche di baccelli, le pesa tantissimo e cioè tuttora le vado un 20 cm. E tiene quel che tiene, insomma, ecco tutto. E però qua si perde tanto prodotto, perché purtroppo cadendo a terra l'umidità marcisce, quindi con tutta una serie di conseguenze enormi. Allora questa è proprio, sì, il risultato di giornata agosto, avevo San Mauro dietro, che proprio mio i prati, i campi all'imbocco della Valle di San Martino. A Vignui, scusate, perché non so neanche vita dove che sono, comunque Vignui di Petre, chi mi conosce, sì, mi ha già visto oppure ha visto anche i campi. Sì, beh, andiamo avanti, questo è quel che succede, qua è il momento della raccolta, cioè il momento della raccolta da agosto in poi comincia a raccogliere, poi a seconda se riesce ad andare agli agrimercati, oppure in genere magari vai alla domenica, se trovi fiere, porta fuori il prodotto in fiera, cioè. Oppure viene anche gente a casa, qua viene il raccolto e il van. Esatto, perché quest'anno sono venuta anche qua al museo, no, l'anno scorso, era veramente. Stai vicino al microfono, sì. Si capisce. L'anno scorso avevo l'occasione di fare una fiera a Piacenza, su un castello a Piacenza. E lei era proprio intitolata Frutti Antichi. Chi l'ha nominata prima? Io prima. Andrisighello. Beh, questa era Piacenza, il castello di Paderna. E insomma, a me Vantel era distrutto. Distrutto perché l'ho da 2005, che l'ho recuperato. L'ho recuperato proprio lungo la strada che l'aveva buttata via proprio. Comunque mi uso sempre questo, l'ho usato parecchie volte anche alle fiere o quando vai alla monte, alla fiera del fagiolo. E l'anno scorso sono venuta dalla Daniela proprio in cerca di questo, perché non potevo andare a Piacenza senza qualcosa del mio territorio. Cioè, avevo bisogno di portare anche gli strumenti. E mi piacerebbe anche veramente, cioè, che qualcuno magari, se riuscisse a trovare ancora qualcuno che ricostruisce, sì, li prenderei volentieri. Ecco, beh, qua queste le tutte anticipate, qua è proprio una vendita, perché praticamente magari mi telefona il tizio da Montebelluna, da queste lì, e dice, mi serve venire a prendere 2 quintali, cioè questo non guarda, magari queste persone non si rende neanche conto qualche volta effettivamente cosa che vuol dire recuperare 2 o 3 quintali in campo, cioè non è così facile, mi prova anche a cronometrarmi un'ora se che raccoglie tot chili, cioè se va all'ora e bisogna filare, insomma, cioè, non è, insomma, effettivamente non è un lavoro che si perde via, insomma. Allora, giusto, come che le viene confezionate, in sacchi da 5, 10, 15 kg e poi vendute. Questi è praticamente un gruppo di persone che viene da parecchio tempo e anzi le prenderie sempre di più, tutto là, per dire che ne è un buon commercio volendo, insomma, sì, sì. Adesso passiamo al secco, sempre questa è l'immagine del tutore completamente partito dal secco, anche qua il tempo fa da padrone, cioè a seconda anche di dove si è più o meno piazzati con i campi, a me ad esempio mi succede che un campo mi parte prima al secco rispetto ad altri, quindi quest'anno è stato per me un problema, perché ad agosto le ha fatto un calore immenso, improvviso, che mi ha proprio fa partire troppo presto l'essiccazione. L'essiccazione viene sempre tutta in campo e anche la raccolta la viene del prodotto secco in campo. È importante precisare, perché tanti ad esempio mi chiede ma devo seccare il bacello, il essiccatoio e queste cose qua, no, tutto in campo normalmente, perché noi ne abbiamo la possibilità, solo che se poi viene tutto anticipato dal tempo può succedere questo, infatti i fagioli, cioè baccelli esposti
in particolar modo a sud, si presentava più scuri rispetto, cioè all'interno del stesso macello il fagiolo aveva due colori, e questo purtroppo peggiora la vendita, praticamente la danneggia, perché il cliente ti dice: ma come mai ha il bicolor, l'anpassà, e allora in un certo senso lei proprio anche un po' spiegare quel che succede, perché effettivamente spesso al tempo che ha le femmine non sa che comanda, è vero, no? Succede proprio questo. Allora qua, ecco, provi solo a immaginare, no, che in genere la produzione è sui 3 etti del prodotto a tutore, no? Quindi sembra 3 etti del prodotto sbacellato, cioè il fagiolo così sulle mani, no? Secco, e immaginè qua anche a raccogliere veramente che vuol tempo tanto e anche buona volontà, insomma. Vedere le veramente piene. Ecco, questo le una giornata, 2 giornate di lavoro, perché una volta tolti dal tutore, comunque buona norma a noi, la mia sempre insegnata, insomma, l'ho sempre fatto così e l'ho sempre visto fare, i viene messi diversi giorni, 2 o 3 giorni al sole per asciugare l'ultima umidità, insomma, no? Asciugati al sole, purtroppo a me mi resta solo che il corpo, comunque questo, cioè che ne avevo 2 o 3, ma poi a forza di utilizzarli, insomma, ya, anche perché dopo li uso come tovaglie sui mercati e così, però in realtà il processo era quello. Allora beh, utilizzo qualsiasi tipo di telo che fosse effettivamente che mi permette di fare questo lavoro. I porti sposti a seconda del sole, dell'ombra, proprio perché sempre a causa del tempo, un conto le raccogliere ad agosto il secco, un conto le raccoglierlo a settembre, ottobre e avanti, perché l'umidità e tutto quanto comporta tutta una serie di problematiche che comunque le va risolte. Quindi sì, bisogna effettivamente impegnativo. Ecco, questo è mio papà, perché questo è il suo compito. Cioè, mentre mi raccoglie, lui dopo che bomba testa i pasoi sui corpi o anche sui teli, bisogna che qualcuno mi aiuti a sgranarli effettivamente, e se non gli è sufficientemente asciutti o secchi, la cosa, insomma, bisogna passarli 100 volte su questa macchina. Questa macchina l'ho recuperata, cioè tutto molto arcaico, però funzionale, l'ho recuperata a Formegan. Lei era proprio un signore che poi venne sulla la marca, insomma, anche, no? Melchiorre, diciamo, questo signore, e Secciamea, questo signore. E così mi racconta che una volta Santa Giustina, che ne era proprio signore, che usciva da casa in casa a una certa ora, quel che aveva la possibilità di fare, era un lavoro retribuito magari pochissimo, però l'andea da casa in casa e che fa fuori i fagioli alle famiglie, insomma. E l'aveva questa macchina perché l'era industrializzata. Beh, comunque me l'ho recuperata, mi pagavo 50.000 lire, quindi diversi anni fa, no? E dopo mio papà era il suo lavoro, insomma, si doveva fare. Ah, mio papà ha quasi 90 anni, sì, la classe 23, e ovviamente si fa aiutare da mio figlio, perché c'è anche mio figlio che fa qualcosa, no? Ed è giusto che collabori in questa maniera, anche perché poi è tutto un lavoro che va avanti assieme, insomma, perché se no viene la famiglia dietro. Allora qua le sempre in preparazione, queste foto le aver fatte perché mi serviva anche proprio preparare un attimo di scaletta per far che veda poi la fine del discorso. Ecco qua più o meno quel che succede, da qua si inizia a vedere i 2 tipi di fagiolo che coltive in particolare, e vedete sulla mia sinistra il Jalet e l'Amon, che è l'Espagnolite in questo caso. Poi ne parlerò anche qua, che ne è tutta la lavorazione, perché anche questo va tenuto separato, cioè non può permettersi di far crescere vicino un tipo di fagiolo all'altro, anche perché poi comunque che l'impollinazione generale, e quindi insomma salta fuori un po' del tutto. Ecco qua, questo è un po' il vedere effettivamente che
Comunque ve ne ancora tantissime altre, tanti altri processi poi da fare, cioè non è solo la semina, la raccolta, la sbaccellatura e quant'altro, poi ve ne è anche l'insacchettamento e il confezionamento del prodotto da portare poi a, alla gente quando si arriva o al mercato o anche quando il cliente te viene a casa. Questa è una fiera, la fiera appunto dei frutti antichi, dove mi è stata offerta questa possibilità di partecipare e sono andata veramente con il mio territorio nel cuore, proprio perché per me portare comunque cioè, due prodotti, perché effettivamente l'ave è fagiolo il lamon e fagiolo gialette, e portarli anche proprio confezionati con la sua bella immagine, e qua deve anche ringraziare proprio la Fiorita per l'aiuto che in quei momenti del tesoro, perché poi le tre giorni, quattro della fiera, quindi che vuole un giorno prima, viene, cioè, deve ringraziarla per il supporto insomma anche che mi sta dando, e beh, ringraziare il museo anche per questo, perché l'importante è uscire fuori un attimo, anche perché mi in genere gire comunque bellunese, poi trevigiano, padovano, vicentino, fai insomma quest'area qua nel Veneto, e uscire fuori dal Veneto è ancora più importante, perché per chi insomma si fermava al mio banchetto insomma era anche veramente interessato alla montagna in sé, ma anche ai prodotti di questa nostra provincia. Quindi anche è stata una bella, bellissima esperienza, qua ve ne era veramente prodotti di tutte le regioni, insomma. Qua non le Caurera, sono sempre loro, ma so che a Caurera le è ancora tutto molto bella. Poi invece le golosissima Triveneto a Santa Lucia, anche questa è una manifestazione che le partiva come prima edizione l'anno scorso, e qua in particolar modo, ecco qua, abbiamo fatto anche un po' di storia, anche qua una marea di gente fermata proprio per questo discorso, perché comunque sono molto richiesti i prodotti della provincia di Belluno, che hanno una particolarità, insomma, anche, cioè non parlo solo di fagioli, ma ve ne è veramente tanta richiesta di questo. L'ultima, beh, le penultime immagini invece le, perché da quest'anno, cioè l'anno scorso, così ho ho cercato di dividere i campi, perché dico sempre, ogni anno dico sempre la stessa storia, no? Ah, sto anche in meteo manco, basta perché non ve la fai, sto anche in meteo manco, ed è ogni anno, mi pare che mi si ingranda sempre più il campo. Comunque qua, qua c'è il frumento, perché nella mia intenzione sarebbe proprio raccoglierlo tutta la maniera vecchia e fare anche proprio, portarlo poi sul mercato, farne la farina. E beh, lì a fianco dell'attuale, dell'unico campo piantato un mese fa, no? E da quella parte le immagini le ho un po' sfocate, perché appunto mi ho un grande rapporto con la tecnologia, cioè, proprio. E allora ho fatto un po' del mio meglio. Questo è l'orzo invece, anche questo è affiancato al campo che diventerà il campo del Giaret, perché poi quando vedo un attimo, quando la nostra, praticamente il nostro sacchettino, è bello arrivare in fiera o nel mercato e dire sì, facciamo la minestra di orzo e Giaret. E allora io ho tutti qua, mi come piccola imprenditrice, nel mio piccolo, certo non ho le possibilità di fare chissà quanto orzo né chissà quanto frumento, per dire, però quello che posso cerco di riprendere. E questi qua comunque le sementi certificate biologiche, e sono andata a prendermele giù per la Trevisana, insomma, ecco, però so che insomma qua volendo insomma si può trovare tutto il supporto possibile, insomma, attraverso la Fiorita e quant'altro. E questo è la fine, ecco perché avevo fatto le immagini, perché comunque per me, adesso la sono sevetta, però ho scritto che per me la mia azienda agricola è territorio, tradizione e qualità. E dentro qua che ne è proprio questa ricerca del territorio, della tradizione e della qualità, nella ricerca della costruzione di questa azienda micro, al femminile, inserita in un territorio abbastanza particolare,
preziosissimo che dobbiamo assolutamente salvaguardare, salvaguardare non solo con l'agricoltura ma proprio anche con ricordarsi delle nostre tradizioni, del nostro, insomma, del nostro sapere, che ovviamente, perdono, deve dire che onestamente anche me tante volte cioè, fai fatica proprio perché ricercare qualcosa e poi portarla alla gente diventa una presentazione anche sì, che bisogna trovare anche a chi che ti risponde, e spesso e volentieri si è proprio perso questa fetta del patrimonio culturale. Quindi mi dovrei aver finito. Ecco, però prima di finire una domanda, Mirta, questa attività che tu hai cominciato a portare avanti così ti consente di vivere? Esclusivamente di questa attività non mi consente al 100% di vivere, cioè non, adesso costruita così, però sappiate che è parecchi anni che lavori appresso, che insomma cerchi di migliorare costantemente e di arricchirmi più che altro di esperienza, perché tutti questi passi che appunto ripete li abbiamo persi nel tempo. Io penso che questa sia una possibilità veramente integrativa, ma non solo, cioè sicuramente fatta in una determinata maniera e con costanza, e perché poi alla fine magari uno perde la voglia, non so come dire, la volontà, no? Però invece bisogna proprio cercare molto di più nel nostro profondo e continuare, perché avon la materia prima che è il nostro territorio, la specificità dei prodotti, dobbiamo solo prendervi un attimo di più, questo sì. Sì, secondo me definitivamente alla fine può essere effettivamente una risorsa economica importante per le donne, ma non solo, per la famiglia. Bene, allora grazie.